Allora, il percorso, ho fatto qualche giro adesso, è piatto, c'è una parte tecnica verso la fine del giro. C'è molto vento oggi, quindi domani bisognerà stare attenti, magari a stare un po' più in scia, e comunque è abbastanza molto bello. È un percorso molto duro, con dei rettilinei in cui bisogna spingere molto e se ci sarà il vento come oggi sarà ancora più duro e si dovrà cercare di stare più unite possibile e poi si vedrà in gara. Ciao Fausto, la grande famiglia del Giro d'Italia Ciclocross ti saluta. Fausto, un bacione da parte di tutto il Giro d'Italia Ciclocross e specialmente da parte mia, ti voglio bene, un abbraccio. Ciao Fausto, ci manchi, rimettiti al più presto. Non va niente. Fausto, ascolta, ci sono i fili che non vogliono sapere di andare. Quindi mi raccomando, torna il più presto possibile, altrimenti qua siamo a zero, non va la musica, non va niente. Ti aspettiamo Fausto, un bacio. Oh, dico certo, fossi sei proprio bravo, eh. Cioè, ti stai a inventare tutto, pur di non lavorare, ci hai lasciato qua, a me, Pasquale, Roberto e Kevin, bravo, bravo. Opa, ci hai piantato qui, eh? Fausto, mancano mezz'ora alle prove, ma non ti si vede in giro. Ma possiamo andare o ti aspettiamo ancora? Buongiorno, zio. Mi sono svegliato adesso, mi sono svegliato. Ma dove stai? Allora fa, io ora vado in albergo, vado ad allestire la conferenza stampa. Non fare che dopo devo parlare da solo, che veramente non me la sento. Quindi torna presto tra noi, per favore, e ti aspettiamo a braccia aperte. Voglio ringraziare con un abbraccio come un fratello, Fausto, che è da 35 anni che ci conosciamo e abbiamo passato una vita assieme. Spero che torni subito con noi. Sperando di rivederlo molto presto. Un bacione, Fausto, ti voglio bene. Ciao Fausto, stavolta siamo noi che facciamo il tifo per te. Forza Fausto e torna presto con noi. Ciao Fausto, ti siamo tutti vicini, un grande abbraccio. Ciao Fausto, un in bocca al lupo da tutti noi e un abbraccio. Ciao Fausto. Ti siamo tutti vicini, il Giro d'Italia ti aspetta. Sappiamo che, come tutti noi ciclisti, questa famiglia di ciclisti soffre sempre, soffriremo, ma torneremo più forti di prima.